Come prima sicuramente è un'emozione incredibile, arrivare allo stadio e trovare tutti questi tifosi è una grandissima responsabilità, ma noi sappiamo di questo e dobbiamo cercare di caricarci partita dopo partita e ci è servito a questo. Come partita era normale che abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo nei secondi 25 minuti non tanto bene perché siamo calati fisicamente, ci è mancato un po' di forza. E poi credo che questa partita doveva essere sbloccata da qualche giocata singola. È successo a Lucera che ha fatto una grandissima giocata e quindi poi alla fine credo che il risultato sia meritato. Assolutamente, perché in un momento dove si vedeva un calo fisico sia da parte nostra che da parte del Marsala, non dimentichiamo che il campo doveva essere sincero, mi aspettavo anche qualcosa di peggio, invece era un campo dove si poteva giocare, però ho l'impressione che fosse un po' pieno di sabbia, quindi questa pioggia qua l'ha appesantito così tanto, soprattutto in mezzo al campo, che l'ha reso pesante. Quindi loro hanno fatto bene nel secondo tempo i primi 20 minuti, 20 minuti hanno accelerato e noi forse siamo entrati un po' stanchi. Stanchi, però poi ci siamo ripresi come deve essere e abbiamo tirato fuori quello che io dico sempre: la voglia, la forza e il sacrificio, perché senza queste basi non si può andare da nessuna parte. Quanto riguarda i giocatori, è normale che è una domanda che dovete fare alla società. Io con quelli che ho cerco di farli rendere al massimo e li alleno. È normale che per un campionato competitivo e lungo ci vuole una rosa ampia. Non ci nascondiamo dietro perché è normale, come avete letto, come avete scritto e come ha detto qualcuno, forse cerchiamo ancora un attaccante, come è stato scritto, non è una cosa che uno, bisogna parlare chiaro, basta dire questo, i segreti, è normale. Però ripeto, noi in questo momento sappiamo che oggi credo che sia il 20° giorno del nostro ritiro, siamo partiti il 12, oggi è il 1° di settembre, quindi dopo 20 giorni di ritiro, questa è la squadra che è andato in campo, dobbiamo capire questo. Ora stiamo parlando di un risultato positivo e quindi siamo tutti contenti, non ci pensiamo a questo. Io che sono allenatore devo comunque sia nel pre-partita ma anche dopo partita devo tener conto di questo, che comunque la squadra è andata oltre a quella condizione fisica che probabilmente non è ancora al 100%, sarà al 70%, ma è andata oltre mentalmente. Io ho detto nell'intervista di ieri ci voleva 70% e poi per arrivare al 100% altro 30% in più con la testa. Oggi forse abbiamo giocato da squadra grande, in che senso? Nel momento dove c'era un calo fisiologico tra due pugili, forse noi siamo riusciti a dare la botta finale e quindi questo ha fatto sì che abbiamo letto bene la partita. Io ho sempre detto che a Marsala ci ho vinto un campionato, ci ho vinto una Coppa Italia e mi sono trovato benissimo e continuo a parlarne bene di Marsala. Forse qualcuno parla male di me alle spalle o qualcosa di diverso. Io ho sempre fatto il mio lavoro, onestamente, ho messo sempre la mia persona a disposizione degli altri, quello sicuro. Non in cose che non voglio dire, ma sono sempre stata una persona molto limpida, corretta e che la mia famiglia si è sempre trovata a Marsala benissimo, è stata ospitale, ci siamo trovati bene, quindi io quando vengo a Marsala, a parte qualcuno che può avere sempre la solita situazione mentale e dire sempre le stesse cose che poi stancano, non vedo il perché, credo che Marsala meriti, deve meritare, è normale che Marsala ha bisogno di una continuità e questo non sta a me dirlo, quello che cercavo io nei miei anni, la continuità e forse poteva anche avvenire, ma non è avvenuta perché comunque la mentalità è sempre la stessa, che comunque si costruisce un castello, ma quel castello prima o poi deve cadere, e quindi questo. Quindi mi auguro che Marsala, per i marsallesi e tutto, possa avere un futuro diverso partendo da questa società. Però io non mi sentirete mai dire Marsala qua, Marsala. Marsala per me è stata una città dove mi sono trovato bene, dove ho ospitato la mia famiglia e ringrazio chi comunque si è comportato con me in questa maniera. Per quanto riguarda ammazzare il campionato, io ho sempre detto, sarei bugiardo a dire no, il Palermo non può competere per vincere il campionato. Noi siamo qua per cercare di vincere il campionato, ma c'è anche da dire che noi in questo momento siamo una di quelle 4-5 squadre che possono provare a vincere questo campionato. Probabilmente crescendo di condizione, giocando più a calcio, più completandosi anche la squadra stessa, amalgamandosi la squadra, potremmo dire qualcosa in più. Ma in questo momento noi sappiamo, noi non ammazziamo nessun campionato perché sappiamo che ci sono grandissime difficoltà e ci sono anche delle ottime squadre.
con altre 4-5 probabilmente il Palermo sarà una di quelle squadre che proverà e deve provare a vincere questo campionato. No, è una scelta perché comunque con il 2001 in campo Felice, se io avessi cambiato Felice dovevo cambiare o il portiere o levare un difensore grande, ma come io penso, ho visto la partita dietro, stavamo facendo molto bene, a parte una palla lunga, il tiro che loro hanno fatto, che non so se era fuori gioco, credo di no, è una lettura sbagliata, è una lettura sicuramente sbagliata, quindi non mi andava di andare a spostare tutto, anche perché Accardi stava facendo molto bene su Figarotta, e quindi dovevo andare a mettere un giocatore Bachini che doveva essere un terzino sinistro, se no dovevo andare al completo, cambiavo troppo, quindi ho cercato, ho visto che Langella era stanco, ma dovevo anche valutare il cambio di Langella con Vaccaro, ho visto che Felice era stanco, però mi serviva a me comunque un giocatore diverso, passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3 per cercare in un momento dove le squadre si stavano allungando di andare nell'uno contro uno. Sono stato fortunato con Lucera, però ecco, Lucera ha quelle caratteristiche, bravo nell'uno contro uno, quindi l'unico rischio era o Rizzopinno o Lucera. Ho pensato di far entrare Lucera perché comunque le motivazioni forse erano leggermente di più, ci teneva e poi il ragazzo ha bisogno di essere molto coccolato perché è un talento, ma come tutti i talenti va gestito. Quando succede questo, chi non li tira, è la solita cosa detta da tutti, chi non li tira non sbaglia. Poi Ricciardo ha fatto la sua prestazione, probabilmente il fatto di aver sbagliato il rigore un po' mentalmente l'ha un po' demoralizzato, però ecco, Ricciardo per noi è come Santana, come tutti i grandi, sono delle sicurezze, quindi vanno fortificati e vanno stretti forte forte perché comunque per noi sono una risorsa. È giustissimo, mi è capitato anche di dire a qualche tifoso dopo qualche amichevole nostra dove l'abbiamo vinta o 5-0, 6-0, di dire l'importante è vincere 1-0. Io credo che una squadra intanto deve cercare di crescere nell'aspetto fisico, tattico, ma soprattutto quello mentale. Le vittorie sono importanti tutte e vincere anche 1-0 può essere comunque molto importante perché comunque ti dà morale, ti dà modo di poter lavorare durante la settimana e di cercare di fare bene. Quindi basta vincere, ecco, così credo che sia quello più importante. Che anche nei momenti meno positivi non abbiamo mai mollato, in senso abbiamo continuato a giocare, non abbiamo perso la nostra personalità, il nostro concetto di lettura delle partite, ci siamo leggermente allungati perché era una condizione fisica, non era una condizione di squadra tattica, era proprio la condizione fisica. Però anche gli attaccanti in un momento meno bello, perché poi alla fine diciamo che la differenza l'hanno fatta anche Ricciardo, l'ha fatto Felice, l'ha fatto Lucera, perché comunque hanno cercato di avvicinare la squadra sia in fase difensiva che poi allungarla in fase offensiva, quindi la differenza poi è stata quella. Vuoi sapere se ho dormito stanotte? No, questo te lo posso assicurare. Anche perché c'erano tante cose, c'era la partita del Palermo la prima d'allenatore, i tifosi, tornavo a Marsala, quindi sono venuti a trovarmi anche molti amici sia di Palermo che di Marsala e questo mi fa piacere, quindi erano tante sensazioni, sicuramente belle, però con grandi responsabilità, quindi diciamo che ho dormito pochino e non vedo l'ora di andare sul pullman e farmi una mezz'oretta di sonno. Devo dirvi la verità, non li ho visti, ora uscendo è venuto il mio collaboratore Rosario Compagno, mi ha detto, c'era il bambino, mi ha detto guarda è successo questo, ma io non mi sono letteralmente accolto del pallone in campo. Credo che forse Andrea sia stato uno dei migliori in campo sotto questo profilo. È normale che Figarotta non è un giocatore, se andiamo a vedere anche l'anno scorso ha fatto credo 13-14 gol, è un giocatore con delle qualità tecniche, è bravo, è uno di categoria importante, ha giocato anche in categoria, quindi quello, io credo che Andrea ha fatto benissimo, può succedere anche che Andrea può giocare centrale e Crivello può giocare terzino sinistro, questo con me potrà sempre succedere, qua ok, Crivello è stato preso da difensore centrale, Andrea è un difensore centrale, Lancino è un difensore centrale, ma non
non è detto che non può succedere anche che in determinate partite dove c'è anche da spingere, dove Crivello comunque è anche bravo a spingere, ha fatto quel ruolo, non possa giocare terzino sinistro, quando Andrea possa fare il centrale. Oggi era solo per marcare Ficarotta, che secondo il mio pensiero e nelle partite che abbiamo visto era quello che aveva un po' di qualità in più, ecco questo. Dai, diciamo che a fine partita sono comunque felice per i tre punti, perché alla fine è quello che contava di più. Non fossero arrivati i tre punti avrei avuto davvero un peso addosso, però adesso sono felice per la vittoria. Noi siamo venuti qua per vincere e abbiamo vinto e stiamo portando i tre punti a casa. Il rigore è una cosa che mi infastidisce, ce l'ho con me stesso per questo, però purtroppo i rigori si sbagliano, il portiere, o è stato bravo il portiere o sono stato meno bravo io. Sul colpo di testa è stato sicuramente bravo il portiere perché l'ha tolta dall'incrocio, però l'importante è che sono i tre punti e andiamo avanti e basta. Chi viene a Palermo e chi indossa la maglia del Palermo sa bene che l'unico obiettivo è la vittoria del campionato. E purtroppo se non vinci il campionato hai fallito, quindi io sono consapevole, la squadra è consapevole e lottiamo per questo. No, dai, diciamo che ancora intanto non mi sento al 100%, ma è pure normale perché abbiamo iniziato un po' tardi, anzi la condizione che abbiamo raggiunto in questo momento è abbastanza buona. Poi è stata la prima partita di campionato, sapevamo che il campo non era in condizioni ottimali sia per noi che per loro, diciamo che non si stava neanche bene in piedi, però senza nessuna scusa di campo o non campo sapevamo che sarebbe stata una battaglia come lo è stata, che la squadra avversaria avrebbe dato la vita ed è stato così. Alla fine è stato importante vincere e abbiamo vinto. No, non voglio cercare nessun tipo di scusa, il calcio di rigore non so se l'ho calciato male, non so se è stato proprio il portiere, forse potevo fare meglio, in ogni caso l'ho sbagliato, questo è un dato di fatto, quindi da domani non ci penso più e penso alla prossima partita.